tutti! Benvenuti sul nostro canale! Anche oggi siamo qua per parlarvi di news dal mondo della musica classica. E non solo. Sì. Partiamo subito con la prima notizia. Sì. Che dici? Vai. Allora, la prima notizia riguarda un bambino di 9 anni il quale è affetto da autismo e che però ha avuto una bellissima e tenerissima reazione alla fine di un concerto a Boston. Sì, l'orchestra era la Handel and Haydn Society. E in pratica questo bambino proprio alla fine del brano musicale che stavano eseguendo, che era la musica funebre massonica di Mozart in do minore, sì, ha avuto una reazione spontanea il bimbo, perché ha urlato wow. Sì. Però un urlato, è proprio, si sente proprio che è una cosa sentita dal bambino, sì, effettivamente, perché è molto tenero questo wow. Esattamente. E che dici, vediamo il video? Sì, ascoltiamo di calcio la registrazione. Ascoltiamo l'audio, perché è stata questa reazione così spontanea è stata registrata dall'orchestra, e quindi poi il presidente dell'orchestra, commosso da questa reazione, ha deciso di regalare la registrazione al bambino, facendo tutta una ricerca per ritrovarlo. Sì, hanno dovuto praticamente lavorare duro per trovarlo. Come hanno fatto, però, perché il bambino è stato accompagnato dal nonno, quindi probabilmente hanno ritrovato il nonno e quindi poi il bambino. Okay. Non so. Comunque c'è anche un'intervista fatta proprio al bambino e ai familiari. Hanno anche usato l'FBI. Sì, praticamente si stalkerà il bambino. Okay. Però va bene, andiamo a sentire l'audio Un po' di pubblicità, sto sempre bene. Ok, quindi questa era la nostra prima notizia, molto tenera, e adesso passiamo alla seconda. Vai Giorgia. Grazie Gaia. La seconda notizia di oggi riguarda un famosissimo clarinettista, nonché primo clarinetto dei Berliner Filarmoniche, ed è questo ragazzo qua, questo bel figliuolo che vedete. Si chiama Andreas Ottesamer, che ha registrato un CD a marzo con un'altra famosissima pianista, Yuya Wang. Porta solo tutto insieme, esattamente. Cioè, alla fine anche la copertina c'è solo lui, quindi perché la pianista dire? Importa poco comunque. Sì, infatti non ha fatto niente. Giusto, che c'è? Comunque Yuya Wang è eliminata anche dalla copertina del CD. Perché poi eliminata? Cioè alla fine Yuya non c'è lei sulla copertina. Ma che ne so io. Questo album si intitola Blue Hour. E la cosa interessante è che proprio in questi giorni la Deutsche Grammophon, che è l'etichetta con la quale lui ha registrato questo album, sta sponsorizzando il making of del video musicale di quest'album. Okay. Che l'abbiamo visto sull'Instagram, sì, di Ottesamer, quindi lo metteremo qua sotto. Nel frattempo potete vedere che cosa sta succedendo. Sì. E che ovviamente si stanno facendo un bagnetto praticamente in mezzo al mare o lago o quel che sia. E il CD in questione, che invece già potete acquistare, comprende dunque il famoso concerto di Weber per clarinetto, che Andreas Ottesamer ha registrato con i Berliner Filarmoniche, quindi con la sua orchestra. Registrato in casa praticamente. Cioè, no, è dal vivo, quanto pare live, tutto live. Tutto live. Tutti gli altri brani sono dei brani eseguiti. Arrangiati. Sì, sono delle trascrizioni. Sono delle trascrizioni di brani solitamente eseguiti dal pianoforte. E abbiamo un intermezzo dai 6 pezzi per pianoforte di Brahms, opera 118, e poi altri arrangiamenti sono i Lieder ohne Worte, quindi senza parole, di Mendelssohn. Sono 6-7, non lo sì. so. Sono, c'è una lista infinita, c'è una lista, cioè questo di, CD di durerà leader. Tipo 5 ore. I leader sono brevi. Sì. E poi c'è anche un gran duo concertante per piano e clarinetto, sempre di Weber. Quindi il CD merita, perché comunque abbiamo il livello due top. L'orchestra Berliner top. Cioè. Il direttore d'orchestra è Maris Jansson. Spero che di avere pronunciato. Ragazzi, noi abbiamo sempre
i soliti problemi. Siamo curiosissime di vedere, insomma, questo famoso questo video musicale. Come vedete, insomma, si anche perché sulle zattere, per me è veramente un figone, dai. No, assolutamente non sono d'accordo minimamente con te, Anna. Vabbè, passiamo alla prossima notizia. Vai, vado io? Ok. Allora, la prossima notizia è molto particolare, poiché riguarda, diciamo, una serie di concerti e di performance dedicate al compositore Stockhausen. No, ma la cosa interessante di queste performance, che comprendono tipo 3 giorni, mi pare, se non sbaglio. Sì, tre serate. Si svolgeranno 3 serate tra il 31 maggio e il 10 di giugno. Ok, ad Amsterdam, giusto? Sì. Ok. E la cosa più interessante è proprio una di queste performance. Sì. La quale vedremo queste 4 donne che formano il quartetto Pelargos Quartet, che hanno deciso di fare di esibirsi in una situazione molto normale, cioè in 4 elicotteri, su 4 elicotteri. Stockhausen. Sì. Devo dire, comodo, sicuramente comodissimo, soprattutto, insomma, per suonare insieme sarà stato molto semplice. Sì, e no, in realtà è una registrazione, sì, che hanno fatto. Quindi, diciamo, gli spettatori vedranno 4 video in contemporanea, sì, di queste 4 donne, di queste 4 musiciste che suoneranno all'interno degli elicotteri. 4 ragazze. Sono impennacchiate. Sì, sono impennacchiate. Però, insomma, molto interessante, direi. Sì. Ok, io direi di passare alla 4ª notizia. Sì, passiamo all'ultima notizia del che giorno, è tutta tua. Che è tutta mia, perché si parla di sordine. Si parla di sordine per archi, per strumenti ad arco. Cos'è una sordina? È un aggeggino che serve per attutire il suono dello strumento musicale. Okay. E parliamo di una sordina particolarissima, creata da poco da una compagnia che si chiama Bismayer & Son. E questa compagnia ha creato una sordina in 3D. Quindi è una sordina particolarissima, potete vedere qua ci sono diverse forme e colori, però la cosa molto molto interessante è il fatto che questa sordina sia molto performante. Okay. Ed è una tecnologia innovativa, perché l'uso della stampa in 3D è flessibile, giusto? È flessibile, attutisce il suono rispettando comunque il timbro dello strumento, usa dei piccoli magneti per essere attaccata. Questa qua potete vedere, questa è quella, diciamo, a forma di ponte, però ci sono ovviamente quelle che si staccano e si attaccano. Per esempio, io non sapevo che esisteva la sordina per orchestra, cioè io pensavo fosse sempre la stessa fatta, no, così. No, esiste quella più da solo che tu puoi mettere per studiare da studio, okay, mentre quella per orchestra, diciamo, tu puoi levare e mettere con un movimento molto rapido, perché sai, in orchestra magari noi per pochi momenti, per pochi minuti dobbiamo usarle e poi... Chi l'ha provato, per favore, fateci sapere. Sì, questa mi manca, quindi sto... questa non è bene, questa stai sul pezzo qua. Qua non sto sul pezzo. E niente ragazzi, questa era l'ultima notizia di oggi, spero siano state interessanti per voi. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e magari di accendere la campanella per le notifiche quando arriverà il prossimo video, e ogni vostra opinione è sempre ben accetta, quindi commentate, scriveteci o anche su Instagram, insomma siamo aperte alle vostre opinioni e niente, speriamo di rivedervi presto, al prossimo episodio, ciao. La dico io? No, perché te ti fa tutto in summer, che già so che mi incarto 40 volte. Non partirà mai. Ok. Io direi adesso invece di passare alla 3ª notizia. No, dalla 4ª, Gaia. Oh, scusa. Passiamo alla. Io direi di passare alla 4ª notizia. Che... No. Ah! Tranquilla. Lei non è una persona agitata per niente. Io non so. Ma perché? Che di cose cacate? Già. Vabbè, senti, va bene la prima. Quella di prima. Cioè, era meglio.